Buonasera, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Oggi abbiamo ancora il nostro ospite, ma è sempre comunque un piacere. È tornato a trovarci il giorno in cui ha ricevuto il sigillo cittadino. È con noi Teddy Reno, grazie Ferruccio, Muro Ferruccio, Il Teddy muro Reno. Adesso Ferruccio. poi è difficile. Questo cappello è diventato un po' il marchio di fabbrica, Il insomma. marchio di fabbrica, il mio trademark. Va bene, però guarda, faccio un saluto al pubblico e me lo tolgo. Ecco Allora, così. a proposito di saluti, siamo in così, lo facciamo subito, se no va fuori di testa, ci va fuori di testa. Bisogna salutare un tuo amico che aveva chiamato, a sua volta per salutare un paio di Sì. volte fa Sì, quando ci è siamo un visti. ragazzo che era compagno di classe al ginnasio liceo Dante Alighieri Evviva! e che ci aveva telefonato anche l'altra volta, abita a Opcina e adesso non è più un ragazzo perché ha la mia età, ma lo saluto tanto caramente. Purtroppo non credo di poterci vedere in questa occasione perché domani mattina ho una Partire, cosa sì. da fare in Piazza dell'Unità, di cui magari Sì, parleremo parliamo più dopo, avanti. e dopo devo partire immediatamente perché ho un impegno in Svizzera. Però ciao Sergio, Ok, siete quindi sempre nei miei pensieri. mi Ciao. avevo salutato. Allora, questa mattina la consegna del sigillo. Abbiamo alcune immagini della cerimonia, che è stata una cerimonia molto. Fossero tutte così le cerimonie in salotto azzurro, sarebbe da andarci ogni giorno. C'è stata una cosa molto bella, peraltro, perché Teddy Reno ha in qualche modo dedicato il premio a Lelio Luttazio. Comunque hai ricordato Lelio No, ho Luttazio, detto la diciamo. verità, cioè praticamente nell'immediato dopoguerra, intanto posso Sì, parlare in triestino? Scusami, dopo. ma quando che No, vengo a no. Trieste mi viene spontaneo di Do, parlare in do, dopo triestino. tacco anche Emilia. Allora, in pratica, la mia carriera è cominciata in carcere, di Codigoro, una città che sta fra Ferrara Ferrara. e Ravenna. Perché? Perché noi eravamo scampati da Trieste, mio papà era direttore generale della Rigone, che era la più grande ditta conserviera di proprietà del fratello della mia mamma, però un bel giorno dalla questura ha detto: guarda che mi vengono ad arrestare perché la famiglia della mia Della mamma famiglia ebrea. era una famiglia ebrea. Per le famose leggi razziali, il fatto mi ero nato cattolico, Sì, non battezzato, aveva di eccetera, niente. non voleva dire niente perché loro guardavano il sangue e quindi il 50% del sangue era. Allora, in 7 ore, siamo scampati dalla casa che è di via Muratti 1 a Trieste. E siamo andati nella tenuta agricola che mio papà aveva già da 15 anni nella zona del Codigoro. Se non che un bel giorno, adesso vado Sì. e arriva verso le 4 del pomeriggio un ragazzo giovane che mi dice: senti, mi puoi ospitare qui per una notte perché domani voglio raggiungere i partigiani. I partigiani erano i comunisti durante il periodo della Repubblica di Salò, quindi contro Mussolini, contro Salò. Però questo ragazzo è venuto là, mi ero solo, e gli ho detto: guarda, puoi dormire nella casa del fattore, c'è una stanza, grazie, grazie, eccetera. E invece lui era un fascista, Che è una era un spia, fascista, insomma. una spia. Allora a mezzanotte di un certo giorno arriva, no, verso le 10:30 di sera, arriva le Brigate Nere Urca. da Ferrara, capitanate dal capitano Iannuzzi, e mette al suo quadro tutto quanto, va nelle stalle, persino dappertutto, e poi comincia l'interrogatorio. Mio papà era impassibile, l'uomo più impassibile che ho conosciuto in vita mia, perché quando si è visto nella sala dove mi ha interrogato, e questo Iannuzzi ha detto: lei ingegnere è ebreo, non aveva capito niente, lei è ebreo. E mio padre che risponde: senta, lei ha mai visto un ebreo alto 1,88 m, biondo, occhi ceruli? No. E lui insiste: allora mi dia un documento che dimostra che non è ebreo. Con tutto rispetto, capitano, lei c'ha un documento che dimostra che non è ebreo? No. E allora, in un certo senso, siccome questo Iannuzzi mancava 6 mesi alla fine della guerra, si è scoppiata una simpatia quasi, però io ne ha preso lo stesso e ne ha portato nel carcere di Codigoro. Mi che durante il periodo
degli ultimi 2 anni prima della fine della guerra, stando là in un posto isolato, me ne fregavo che in tutti i manifesti, anche a Trieste, era scritto che chiunque sia colto in flagrante ascoltazione della radio nemica anglo-americana sarà fucilato sul posto. Allora, che era teoricamente la possibilità, ma invece ero giovane e sentivo i dischi di Frank Sinatra, che è stato il mio professore d'inglese. Dopodiché l'ho conosciuto invece. Addirittura quando si veniva a trovarmi nel mio ufficio negli anni 50, l'ufficio della mia casa discografica che avevo fondato nel 1948 a Milano. Foto con Sinatra, tra l'altro. C'è la foto con Sinatra. E tutti quanti lì, quando hanno visto che Sinatra è venuto su nel mio ufficio, è successo in galleria del corso 4 la fine del mondo. Ecco, però. Comunque ieri che comunque ti ascoltavi la musica americana, ecco, nonostante il divieto. E allora, quando sono arrivato a Trieste nell'immediato dopoguerra, frequentavo il caffè della villa, come così. No, all'università ho fatto 2 anni di giurisprudenza, però dopo non ho potuto laurearmi perché è cominciata la carriera. Allora Migo cantò invece per un anno con un'orchestra molto quotata in Inghilterra che faceva i giri per i soldati anglo-americani di tutta Europa, e si è arrivati ad Aviano, dove che ancora credo che sia qualcosa della NATO ancora adesso. E allora questo Teddy Foster in inglese, parlando con Jacobson, il mio capo, e dice: guarda che non possiamo debuttare perché il mio crooner, cioè il mio cantante, si è ammalato e sono soltanto con la cantante femmina, non abbiamo abbastanza pezzi per fare il concerto. Allora mi sfrontatamente ho detto: what's the problem? I can do that, parlando in americano addirittura. What posso far me? E allora lui si è messo a ridere. Invece Jacobson, che mi aveva sentito canticchiare, siete, no, gli faccio un provino. Allora siamo andati in una camera dell'ex hotel della villa. Ah, ecco perché ricordavo. Della villa, e dopo torno a parlare invece di quell'altra persona, sempre all'hotel della villa. All'hotel della villa era il centro dei mass media, no? Mm-hmm. Capitano da questo colonnello lo Jacobson, e quindi anche il piccolo Trieste, la radio Trieste, la radio italiana, che quella volta non era Rai 1, Rai 2, Eir, ente italiano, audizioni radiofoniche. E allora praticamente Migo ha cominciato a cantare durante l'ora di, come lo chiama, l'ora dell'aria che fa, sì, i detenuti, sì. Era un cortile del carcere, e mi, insomma, avevo 18 anni, ero allegro. Quando veniva messo in prigione con mio papà, noi era il letto, una camera di 4 metri per 5, pagliericcio, così grande, mio papà che era 1,88 m, sprofondava e mi ridevo e cantavo. E ricevevo gli applausi dai detenuti delle altre camere carcerarie, ma soprattutto durante l'ora dell'aria, persino i fascisti che era sopra con tanto mi applaudiva. E allora là è nato in me l'idea di: ma allora se mi applaudi vuol dire che posso fare? Sì, qualcosa sarò. E allora ho continuato a sentire per ancora 6 mesi Frank Sinatra. E al ritorno a Trieste invece comincia a cantare con Teddy Foster, girare tutta l'Europa. Qual era la prima canzone che ti aveva cantato? La primissima canzone era una canzone Sometimes I wonder why I spend each lonely night. Stardust, cantata da Bing Crosby, che Bing Crosby fra l'altro aveva venduto ancora più dischi di Sinatra, era i due. Ma lui che era bastato quel disco della Dal, no? E allora cantavo quelli. Poi durante un bel giorno mi chiama e dice: guarda, domani siete liberi. Mm-hmm. Allora l'indomani siamo tornati a casa, mm-hmm, e la guerra è finita dopo il 25 aprile del 1945, sono tornato a Trieste e ho cominciato a girare con Teddy Foster. E Luttazzi quando lo incontra? Dunque, allora all'Hotel de la Ville, quando andavo, sentivo uno che suonava il pianoforte e
Mi piaceva, così allora sono tornato diverse volte, così, poi ciao, 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 così, ma senza Sì. neanche darsi la mano, così per l'aiuto. Se non che un giorno, siccome con un prestito che mi aveva fatto mio papà, che poi ho restituito tutti i soldi, io avevo deciso di aprire a Milano una casa discografica mia, cioè la CGD, Sì. Compagnia Generale del Disco. Allora vado da Lutazzi, che lì era che suonava, e che dico testualmente, Lelio, te vuol venire in cerca di fortuna con me a Milano? E lui mi guarda, si mette a ridere, eccetera. Ma cosa fa a Milano? Una casa di dischi. E allora gli ho detto, senti, se te vuol venire, in qualche modo lavoriamo insieme, te sarà il mio braccio destro. E lui mi ha risposto, ti darò la risposta fra un mese, perché mi sposo con Ah. Magda Prendini, la prima Prima moglie. moglie, la prima Magda Prendini. E invece dopo 7 giorni, il mega telefono, vengo, vengo. Siamo partiti il 1° gennaio 1948 con lui, mia mamma e la neo sposa di Lelio, e mica avevo trovato già per lui un appartamento discreto in una zona abbastanza vicina all'ufficio, e là è Nato. cominciata la carriera, perché al primo colpo avevo cantato una canzone di Biri Mascheroni, che faceva addormentarmi così fra le tue braccia mentre tu mi baci sempre più. Ricordami che dopo invece bocca a bocca, ti devo dire una cosa di un altro Ah, signore, sì, te che ha proprio, capito proprio, perfettamente. Ecco. allora, questa E dopo con lui, lui mi ha scritto per me, Muletta mia, abbiamo fatto la prima incisione, gli era te me vol ben, che non era sua, te me vol ben, te voglio tanto bene. Poi la seconda invece fatta per me proprio, Muletta, Muletta mia, però triste mia, che aveva uno swing che faceva a un certo punto poter tornare a Miramar col vecchio amor, che la si chiamava Mariuccia, che purtroppo la si è mancata, mi pare 3-4 anni fa, dopo che sono andato a trovarla sull'attico del grattacielo, così in corso. E poi Lelio ha scritto per me, vecchia America dei tempi di Rodolfo Mariella Valentino, Gambino. quando Al Jolson canticchiava e Frank Sinatra era un bambino, Charleston, Dixieland, gare di claquette, e dietro ai separé, che folli tête-à-tête, pom pom pom, dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. Vecchia America lanciato da Allora, Ferruccio. avevo sentito la voce, perché Tutti domanda come mai. E ti dirò che mi sono sorpreso, perché comparando la voce, per esempio, di questo mio ultimo disco, proprio con i primi dischi arrangiati, perché Lelio faceva degli arrangiamenti che per quell'epoca gli era americani, quindi una novità per l'Italia, no? E quindi a un certo punto, qual era la domanda? La Scusa. voce, la voce. Ecco, la voce. La voce è rimasta e sta Allora, migliorando. ecco, su questa cosa qua, questa mattina in Salotto Azzurro, vi era anche una certa Rita Pavone che credo Sì, dovessi. la conosco. L'ha vinto il primo Festival degli Sconosciuti nel 62. Una brava ragazza, conoscete Rita Forse Pavone? Sì, qualchedunga, ecco. ecco, gli avevo chiesto proprio. Perché anche Rita Pavone ultimamente mi l'avevo vista scatenata È dopo quella roba incredibile. del ballo, anche un paio di settimane fa in un altro programma, eccetera. Allora, gli ho chiesto un poco anche, una domanda anche banale se volevo, no? Il significato, come si fa, eccetera, eccetera. Sentiamo allora quel che l'ha risposto stamattina, proprio su come si fa a essere sempre Pimpante. pimpanti, ecco, sentiamo. Ma io è perché io amo questo mestiere. Poi ci sono dei momenti in cui si prendono, ci si diverte anche oltre a lavorare, però sicuramente fa parte. Io avevo lasciato per un periodo perché mi ero stancata. E poi invece, grazie a Renato Zero, sono tornata fuori e ho scoperto che in fondo mi piace invecchiare. Io voglio morire viva. Ecco, questa è la cosa. Mi piace essere viva e mi piace essere anche sono stata, credo di essere stata un riferimento.
per molte donne che hanno passato la cinquantina e che credono già di aver raggiunto un traguardo e si fermano lì. Non è vero, bisogna vivere la vita fino a che si può piacersi, curarsi. Questo credo che allora molti mi hanno detto, sai che sei stata per me molto importante, sei stata un esempio. E questo mi ha fatto molto piacere, perché credo almeno che se uno è malato è un discorso, ma se uno sta bene deve riuscire ad asfaltare la vita e non farsi asfaltare da questa. Questa asfaltare la vita e non farsi asfaltare. Appunto, ma è favolosa, guarda. Mi quando che con la maculopatia, no, che non vedo, ma però andando vicino a un televisore sì. Grande, quando che l'aveva fatto Ballando con le Stelle, oppure anche le ultime cose sì, che sì, la stata ospite d'onore in tante trasmissioni, mi vedevo una ragazzina di 20 anni che faceva dei salti mortali, che passava sotto le gambe del partner, cioè così, e inizialmente io dicevo, beh, in gamba questa ragazza, pensavo che era una concorrente, qualcosa. Dopo invece è stato così, ma questa è mia moglie. E poi che abbiamo festeggiato 49 anni di vita matrimoniale, e là ho preso una grossa fregatura da Rita. Veramente. E sia perché, insomma, mi vergogno quasi di dire che da quando che mi sono sposato non ho fatto più niente con nessun'altra baba. insomma, c'è da vergognarsi, giusto? Giusto. E invece è così, non l'ho mai tradita, perché il nostro è un rapporto talmente favoloso che tradirla per fare una... Però no, questo non era male. Tra le tante aneddoti, insomma, no, personaggi, eccetera, che te ha conosciuto, cosa, però non mi ricordo mai che te avessi raccontato quella dei Baglioni. Quello di? Baglioni, che questa è una roba forse, insomma, non tanto... Ma no, Baglioni mi ha dato un, diciamo così, sono rimasto male, perché lui era venuto da me a Dariccia, dove mi ero assessore alla cultura e spettacolo, dammi del lei, assessore allo spettacolo. Allora, ha vinto nel 1968, però quando me lo ho portato poi alla RCA italiana, della quale mi ero produttore, no? E questi, insomma, non aveva simpatia per lui come persona, ma sì, come cantante, ma no, qua è calante, qui ricorda quello, quella, e passava i mesi e non saltava fuori niente. E a me mi dispiaceva, perché il suo papà, che è un ex maresciallo dei carabinieri, mi diceva faccia qualcosa, però mi continuava a dire non succede niente. Dopo mi è venuta un'idea, io dico, siccome Rita Pavone, che era già famosissima, va in Francia al teatro Olympia e mi chiedono una canzone in francese, allora tu mi componi una canzone come compositore, non come cantautore, perché non aveva fatto niente, la facciamo in Francia, faremo mettere le parole in Francia da Pierre Delanoë, che era il cugino del sindaco di Parigi, l'attuale sindaco, oltretutto, okay. Ma lì era come Mogol in Italia. Era scritto per Gilbert Bécaud. E allora la canzone in italiano faceva la suggestione, ma ha preso la mano e tu piano piano, da na 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 na. Invece in Francia le diventava Bonjour la France, tandis que s'en va mon taxi, qui m'amène au hasard dans Paris. E c'è stato un successone, perché toccava quella forma un po' sciovinista dei francesi, sì. La Ville Lumière, tutti i grandi del mondo, Paris de qua, Paris de là. Paris de qua, Paris. A un certo momento, dopo i primi 400.000 dischi venduti in 3 mesi, una cosa incredibile, non è mai successo, egli ha deciso di fare sulla Tour Eiffel una festa in onore di Rita Pavone, di questo disco, eccetera. Egli ha invitato, fra l'altro, il più grande chansonnier francese di tutti i tempi, che aveva già un'età circa come la mia, Maurice Chevalier, e quel che aveva fatto Place Pigalle, c'est là où le monde entier vient pour se rencontrer et pour batifoler. Place Pigalle, Maurice Chevalier, Gilbert Bécaud e altri, Claude François, Claude, sì, François, sì. Ecco.
E allora era anche gente dello spettacolo, del cinema, così, una serata stupenda alla Tour Eiffel, però questo ragazzo che non aveva mai fatto niente, si arriva là così un poco stupito e dice: ma perché mi hai fatto venire qui? Perché tu sei l'autore di questa cosa qui. Ah sì. E allora a un certo punto invece veniva i giornalisti: Monsieur Baglioni, Monsieur Baglioni, Monsieur Baglioni, ma voi siete fantastico, sei formidabile, Monsieur Baglioni. E lui era così, non sapeva neanche cosa rispondere. Il successo in Francia si era finalmente decisa la casa discografica di fare, e là la fortuna non l'ho fatto mio, ha scelto lui il pezzo, questo piccolo grande amore, e con quello si è diventato Baglioni. Però fino a questo momento, se passati un 50 anni o giù di là, non ho mai ricevuto una cartolina per Natale, buon Natale Ferruccio, cose del genere. Non so perché, ma... Vabbè, speriamo che sia ancora in tempo. Speriamo sia ancora in tempo, sì. Ultima roba, perché stiamo già per concludere, però su un altro personaggio al quale dite sono legatissimo, fra l'altro, adesso senza fare tanti giri di parole, e sei il Papa. Vabbè, il Papa e poi anche un certo Merkel. Un certo Merkel di tanti anni fa. Allora, niente, il Papa, voi sapete che è un Papa straordinario, è l'uomo più semplice che ho conosciuto in vita mia, che quando mi ha visto mi diceva: usted tiene che cantarmi un tango argentino. Allora mi ho composto una canzone insieme ho composto una canzone, Uno come noi, che dici: Papa Francesco è uno come noi, che quando parla ti dice buonasera, si stringe fra la folla che lo adora e bacia chi li vuole tanto bene. Papa Francesco che gira per le chiese a tu per tu coi preti e i parrocchiani, diffonde il verbo sacrosanto del Vangelo, che parla di perdono e libertà. E il tango: cantar, cantar, sognare una nuova e bella umanità, senza i soldi dei potenti, pieni di boria, di violenza e di tangenti. E lui si è rimasto talmente contento di questa cosa che mi ha rinvitato la prima volta, che aveva telefonato lui stesso a Rita, e la seconda volta invece tramite il Monsignor Viganò del Vaticano sono andato a cantare sul sagrato di San Pietro, dove lui era sentato in alto, sui gradini in alto, e mi davanti facevo pronto pronto 1 2 3 4, come che si fa per poi viene il momento di cantare la canzone, comincio a cantare la canzone, vedo una cosa bianca che arriva di qua e si sta vicino di me per 4 minuti mentre cantavo la canzone. E dopo sul finale mi ho fatto un finale un poco plateale, no? Con una cuta così, e sono un poco come scivolato, no? E era in pieno inverno. E lui mi ha aiutato ad alzarmi, guarda, veramente incredibile. E poi questo volevo dirti, che lui si professa chiaramente un ammiratore, un grande ammiratore di Rita, tanto è vero che sapeva anche dell'ultimo lavoro di Rita, che si chiama Master, sapeva il titolo Master, così. Però lui si ricordava di Rita invece nel 1965-66, no? Quando Rita spopolava Buenos Aires, modestamente anche a me, infatti mi dice: come stia la canzone sua? E dico: faceva addormentarmi così fra le dove. No, è nel medio. È nel medio, come sta? Allora mi faccio bocca a bocca, cuore a cuore. No, e nello stadio di football la cantava di distinta maniera: Boca Junior, River Plata, che è come il Milan e la Juventus. Allora, abbiamo ancora soltanto un paio di minuti. Un'ultimissima domanda, poi dopo magari ben se vedemo, perché ma è un'altra cosa. Ormai sono di casa. Ormai sono di casa. Per chi sta questa città nostra strana, ogni tanto sembra conservatrice, per chi
Per chi che sei nato e dopo magari la vita lo ha portato via, qual è il fascino che ha Trieste per i triestini che non sta più a Trieste? Che immagine dà la città? Per me, guarda, ogni volta che arrivo a Sistiana, sulla l'isola non posso più guidare la macchina a causa di questa macropatia, però da Sistiana a Bacra, come se vedo il mare, così, insomma, ti viene addosso tutti i ricordi più belli della tua vita, perché mi ho vissuto i primi 18-20 anni, che è l'età giovanile, a Trieste. E allora mi ricordo di questo, mi ricordo dell'altro. Qualche volta prendevo l'automobile, andavo non so, anche verso Muggia o così, ricordandomi di vari aspetti, come quello che ti ho citato del primo amore. Sì. Del primo amore. E quindi questo anche. E per me Trieste è tutto, al punto che non sono capace di parlare in lingua italiana quando arrivo a qua. non sono più a Sistiana devi cominciare a parlare in dialetto. Ecco, sempre in dialetto. Allora, tante grazie, davvero complimenti per. A Ferruccio, al mulo Ferruccio. Viene fuori una canzone, sì? Che ho composto il testo insieme con. Un caro amico che si chiama Loris. Sì, come no? E che si chiama Il Mulo Ferruccio. E sono il mulo Ferruccio, quel che canta, che con Luttazzi girava tutto il mondo. Dopo non mi ricordo, e poi a un certo momento dici. E mi ricordo di Mariuccio, il primo amore, che andavamo a Barcola, da Barcola a Miramar, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto tutto un testo molto triestino, parlando della città, che è una delle più belle del mondo. Allora, siamo proprio in chiusura. Domani, tempo permettendo, te sono all'alza bandiera col Presidente della Repubblica, sì. Tempo permettendo, perché domani non so cosa sia, ma comunque la prossima volta che se vedemo dovremo parlare e sviscerare tutta la storia della famosa lettera di Totò e Peppino, che non sono mai riuscito a farti raccontare. Totò è il mio maestro, proprio anche come attore, no? Perché mi ho fatto il cantante, l'attore, il talent scout e il discografico. E come attore mi insegnava delle cose varie persone, ma non capivo niente. Invece Totò, che è il più grande comico italiano di tutti i tempi, mi ha insegnato i tempi, come se devi fare, cioè, basta fare una cosa un secondo dopo che non ha lo stesso effetto. Ma questo magari parliamo la prossima volta. Certo. Grazie ancora. Senti, ma se do un po' di soldi potremmo continuare. Arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci. No, eccoci allora, seconda parte di Trieste in diretta, è una puntata musicale perché dopo Teddy Reno ospitiamo Andrea Massaria, musicista, chitarrista, che ha appena pubblicato il CD The Music of Carla Bley. Esatto. Parliamo di jazz. Parliamo di jazz, sì. Parliamo di un jazz. Un jazz particolare anche perché la parola jazz oramai un... contenitore in cui è stato messo dentro di tutto, di più, di tutto di più, sì. Esatto. Quindi io faccio un jazz, sono partito dal jazz molto tradizionale, anzi sono partito dalla chitarra classica, poi ho... Beh, ma è giusto che sia così, no? Perché sì, diciamo per arrivare anche a... Certo, sì, è un buon percorso, sì. Ecco, perché... E poi mi sono dedicato al jazz più tradizionale, adesso sto facendo del jazz... di ricerca, anche se la mia è una, sì, diciamo del jazz di ricerca, ecco, dell'improvvisazione proprio. Mm-hmm. Improvvisazione che non si improvvisa, come dice il mio collega Giancarlo Schiaffini, ma che è frutto di uno studio molto ferreo e che è un tipo di musica che cerca di valicare un po' i confini delle musiche attuali. Ed è una via che si situa a metà tra gli improvvisatori, diciamo, che fanno il jazz più tradizionale, mm-hmm. e quelli che fanno il jazz più libero, in gergo il free, il free. Cioè, un movimento degli anni 60, tra l'altro. Tra l'altro come si chiama? È sempre più vero ed è un po' anche, adesso non voglio dire
No, triste non è il termine corretto, ma voglio dire, rimani sempre male, mettiamola così, rimani sempre male, no? Quando scopri che, per esempio, i grandi improvvisatori, come poteva essere per altre, voglio dire, in campi che mi sono più vicini, come Totò, in realtà non improvvisavano, ma appunto provavano l'improvvisazione, no? Certo. In qualche modo, ma proprio perché per improvvisare devi conoscere la tecnica. Certo, al massimo, insomma. Certo, certo, certo. Infatti forse la parola improvvisare è un po' una parola che non rende giustizia a tutto il lavoro che c'è dietro. Sì, sembra uno che arriva, fa... Esatto, uno cade l'ispirazione. Sì. Infatti un mito un po' tramandatoci dal romanticismo, che non è così, anche perché comunque gli autori e i musicisti romantici studiavano veramente tantissimo. Però forse nell'accezione etimologica del verbo improvvisare, in cui c'è la parola improvvideo, cioè vedo prima quello che succederà dopo, per fare questo deve avere una preparazione molto, ma molto, ma molto forte. Perché il disco si chiama La musica, The Music of Carla Bley? Perché suoniamo esclusivamente composizioni della Carla Bley. Okay. Che è venuto fuori che io fino a un certo punto arrivo, sì, poi dopo non mi fermo. La Carla Bley, che è una compositrice molto, molto, molto brava, una pianista molto brava di jazz, e in cui ci sono queste composizioni molto, molto particolari, che permettono a me e a Bruce Dittmas, che è il batterista, un batterista storico che suonava, tra l'altro, ha suonato con Pat Metheny, Jacopo Astorius, Gil Evans, conosco persino io, Frank Sinatra, Judy Garland. Questo è territorio mio. Questo è territorio, questo è territorio quindi mio. Quindi un batterista veramente eccezionale. Perché, peraltro, io sapevo, chiedo scusa se ti interrompo, quando Sinatra venne a cantare a Milano nel 1991, io andai a vedere quel concerto, tutti i musicisti che lui si portava dietro, forse magari è stato anche questo, tutti i musicisti che lui si portava dietro, finito il concerto, poi me l'hanno raccontato, sono andati nei vari localini in giro per Milano, eccetera, a fare delle jam session perché sì. Si portava, aveva probabilmente la possibilità anche di avere nell'orchestra gente di sì, jazzisti, sì, di grande valore. È tipico, insomma. Capita spesso anche quando ti trovi in un'altra città, vai dopo a finire la serata a suonare. A divertirti, in insomma, locali, in quelle... Sì. Quindi, la chitarra, no? Sì. È uno strumento che, vuol dire, non viene associato immediatamente al jazz, ancorché specialmente quelli della nostra generazione ricordano Franco Cerri, per dire la verità, che è stato un grande, che insomma c'è ancora, che è un grande chitarrista appunto jazz. Non sempre si associa appunto questo strumento al jazz. Sì, No, vero, perché la chitarra nel jazz è arrivata un po' tardi, anche per i problemi ovviamente di amplificazione dello strumento, certo, sì, che nelle orchestre non poteva essere usato. Poi c'è stata un'evoluzione molto forte della chitarra intorno ai primi anni del jazz, si è leggermente fermata a metà intorno agli anni 60 per poi riprendere verso gli anni 70 con l'elettronica. Io infatti uso non uso la chitarra, ecco, in maniera tradizionale, infatti a me sempre dicono che sono un chitarrista, io amo definirmi uno che suona la chitarra, per me è diverso, non sono un chitarrista. C'è una sottile differenza. Per me la chitarra è proprio uno strumento, come la parola dice, con il quale mi esprimo, e attraverso i suoni che tiro fuori dalla chitarra con le manipolazioni elettroniche, con altre cose che io uso, do voce alla mia voce interiore. Però questo in effetti è vero, la chitarra ha avuto una storia molto particolare nel jazz. I primi anni era usata molto di meno, appunto per questi problemi. Poi ci sono stati un paio di chitarristi innovatori veramente eccezionali che l'hanno un po' sdoganata, tra i quali Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Hall, Barney Kessel, per pian piano poi andare ai chitarristi più elettrici, che hanno portato anche un po' il mondo del rock dentro il jazz,
e poi per approdare, insomma, ormai la chitarra è... Ormai è, insomma, è stabilmente... Sì, è stabilmente, fa parte degli organici, degli improvvisatori, sì. Qual è lo strumento gemello della chitarra, se possiamo dire? Quello è quello, domanda proprio stupida, sì, stupida, cioè chi suona la chitarra, sì, qual è l'altro strumento che suona con più facilità? O non ha senso proprio come... Forse lo strumento più vicino è il basso, elettrico, perché... Le posizioni delle note sono le stesse, però la chitarra è molto particolare perché, a differenza di altri strumenti nei quali le posizioni delle note sono sempre le stesse, nella chitarra cambiano a seconda di dove vai sul manico, e quindi è uno strumento molto difficile da suonare. Ci sono quattro strumenti più difficili, secondo me, in assoluto: sono la chitarra, il pianoforte, gli strumenti a fiato, la tromba in particolare, e il violino e il violoncello, la famiglia. La chitarra forse sta ai primi posti, perché nella chitarra inoltre puoi anche sbagliare in vari modi, non solo mettiamo il pianoforte, se sbaglia una nota invece di fare un do fa un do diesis, diciamo che ha sbagliato, no? Mentre la chitarra puoi anche sporcare le note, prendere una corda per un'altra, insomma, hai vari modi di sbagliare, tra virgolette, ed è uno strumento molto complesso. Quindi sì, di solito un chitarrista suona più o meno, anche se è una regola che non è valida, il basso. Gli altri strumenti deve rimpararlo. Ho capito. Senti, adesso mi verrebbe da dire, è una battuta proprio anche abbastanza squallida, passiamo alle dolenti note, nel senso, la musica e la scuola. Sì. Noi veniamo dal Dante, no? Tu, sì, immagino che sicuramente il Dante non ci insegnava a suonare minimamente eccetera, non... appunto. Sì, ecco, neanche a pensarci. Però c'era almeno, però c'era un complesso sempre, qualcuno che suonava. Com'è la situazione adesso, se tu ne sei a conoscenza? Cioè, a scuola la musica è stata in qualche modo riconsiderata, oppure siamo ancora ai livelli nostri? Sì, premesso che io insegno al Conservatorio di Venezia, okay, e insegno chitarra jazz al Conservatorio di Venezia. Diciamo che la parte del conservatorio, per quanto riguarda i conservatori, la musica, pur con i grossissimi problemi che hanno i conservatori, uno che va a studiare lì è comunque un corso di laurea, quindi studia quello che vuole, va bene. Per quanto riguarda la scuola, la situazione... Però ci arriva dopo. Per quanto riguarda la scuola, soprattutto le scuole medie e le scuole superiori, la situazione è ancora drammatica. Cioè, ai livelli nostri? Poco via. Più o meno sì. Dipende dall'insegnante, se hai un insegnante illuminato o meno, che ti riesce a trasmettere e a insegnare quel qualcosa che non sia di più del flauto dolce che noi... Questo è sempre un mantra, dipende dall'insegnante, no? È qualcosa di... Noi cresciamo in questo modo. In altri paesi, soprattutto... Beh, in Germania, già immagino, no? In Germania, paesi nordici, il sistema di insegnamento è completamente diverso. Ogni scuola, per esempio, ha il suo gruppo musicale di rock, di jazz, di blues, insomma i ragazzi vengono cresciuti bene dal punto di vista educativo musicale. Cioè sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico, perché noi nemmeno la teoria, nella teoria, nel senso, la storia della musica non la conosciamo. E soprattutto una grossa differenza che io riscontro è che ai ragazzi che vivono all'estero viene insegnato ad ascoltare di tutto, cioè vari generi, non ci sono preclusioni di generi, sì, poi uno, avendo la possibilità di scegliere, sceglie quello che vuol fare. Ma che cosa scontiamo noi, che cosa scontano oggi i nostri figli e domani i nostri nipoti se sta cosa non funziona? Cioè, dov'è il peccato originale? Sì, il peccato originale, secondo me, si riconduce, se vogliamo proprio ricondurlo all'inizio, è il commercio, la commercializzazione della musica, per la quale se attualmente non produci soldi suonando, non sei un musicista, diciamo, vendibile, e quindi non sei spendibile pubblicamente. Questo vale soprattutto per alcuni generi in cui questa situazione è drammatica. E nei ragazzi
giovani soprattutto, anzi adolescenti, questo viene sentito in maniera molto molto forte. Capito. Per i quali, almeno che uno non abbia la fortuna di avvicinarsi per un parente o per qualcuno che insegna a prendere la musica tout court per quello che è, perché puoi scegliere la sua strada, di solito vieni visto come un prodotto, proprio come un prodotto, come un dentifricio qualsiasi per il quale tu vieni preso se fai soldi o meno. Ma questa situazione, sì, no, in qualche modo si ripercuote anche, vediamo se riesco a porre la domanda, cioè ci sono musicisti italiani che circolano all'estero? Sì. Questo sì? Sì, sì, sì. Ah, okay. Sì, no? I musicisti italiani sono molto quotati e molto bravi. Però vengono dai conservatori, cioè vuol dire... Anche no. Diciamo, non è necessario fare il conservatorio per essere un bravo musicista. Anzi, Ho capito. Laddove c'è un altro discorso al quale tu hai in qualche modo accennato, che è un discorso che riguarda, se vogliamo, non soltanto il mondo della musica, ma penso in maniera piuttosto importante il mondo della musica, è quello appunto del mercato, no? Certo. Indipendentemente da un tipo di musica che può avere più mercato, meno mercato, certo, eccetera. Però insomma, io sono andato, ero in vacanza lo scorso settembre a Firenze, quindi insomma non in una... e non c'è un negozio specifico, certo, di CD, insomma, certo, se vogliamo. Qualcuno potrà dire, vabbè, ormai si ordinano via, per Amazon, per fare un regalo, eccetera, oppure si scarica tutto quanto, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, è cambiato in una, quanto si potrebbe dire, in una quindicina d'anni, sì, se vogliamo, sì, sì, c'è stata una piccola grande rivoluzione, sì, perché se io stesso so che esiste la possibilità di scaricare, che è già un passo avanti, certo, però vuol dire è cambiato in maniera incredibile. Sì, è cambiato in maniera totale e soprattutto con noi non consenzienti, nel senso, quando è avvenuto il passaggio dall'LP, che penso ti ricordi, sì, al CD, l'LP è stato totalmente eliminato per poi adesso avere una ripresa. Sì, con una velocità, sì, il passaggio videocassetta DVD non è stato così repentino come... Anche perché fa parte insomma di un po' della manovra, sì, attuale, in cui viene tutto standardizzato, la popolazione viene impoverita, così devi comprare quello che ti viene proposto. No? E la, sì, musica è uguale, se tu non compri il CD non hai altre possibilità, ma adesso già il CD sta scomparendo, sì, quindi hai l'MP3, sì, in cui la qualità è pessima, perché l'LP lavora su determinate caratteristiche che rendono la musica per noi ascoltabile in maniera ottimale, nel senso che il nostro orecchio umano percepisce frequenze che vanno dai 16 ai 20.000 Hz circa. E l'LP lavora in maniera analogica, cioè non digitale, cioè quando qualcuno suona e mette lo strumento, emette un'onda, sì, in maniera analogica l'onda viene presa così com'è, mentre in maniera digitale l'onda viene ricostruita con piccoli segmenti. Sì, 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 è come quando... Sì, sì, ho capito. E quindi se tu comprimi tanto questa onda, elimini tante frequenze che invece l'orecchio umano sente, no? E questo è fatto in modo da impoverire proprio l'ascolto e fare in modo che tutti abbiano un ascolto uguale, insomma. Uguale, no? Il ritorno dell'LP sta ritornando perché pian pianino ci si sta rendendo conto di quanto si è perso con la trasformazione del digitale, nonostante il digitale sia una cosa molto buona, secondo, sì, me. Però, scusa, il mercato fa anche delle stupidaggini grandi come casa. Adesso, sì, io non voglio fare un... Ma ne discutevo proprio... Io ho acquistato... A me piace sto... Tappati le orecchie. Sì. Io ho acquistato l'ultimo CD di Michael Bublé. Sì. Bon. Ah. Allora, hanno messo in commercio un CD dove ci sono 10 tracce, sì, che costa 14 euro, mettiamo. Sì. Poi hanno messo in commercio un CD dove ci sono 13 tracce e costa 16 euro. Ora, io mi domando, e ce lo chiedevamo, chi è quello che va a comprare il CD di 10 tracce se con 2 euro in più compra, chiaro, quello di 13? Cioè, che logica c'è in questo tipo di cosa? La logica è solamente di vendere. Di diversificare, non so. Ma di solito quando succedono queste cose hai... Per esempio in un CD c'hai 10 tracce più una che non, sì, è mai stata fatta, allora tu compri
perché c'è, perché c'è la traccia in più, o altrimenti sono manovre proprio per prendere varie fasce di pubblico e per vendere. Ho trovato una roba proprio di una follia pura, anche secondo me. Laddove invece, lasciamo facciamo un punto su questo discorso qua. YouTube arricchisce l'idea che noi la sera possiamo farci un nostro palinsesto con le cose che vogliamo, no? Con serie televisive, vecchi film, spezzoni e anche concerti, musica, eccetera. Da questo punto di vista è un bene o è un male? Tutte e due le cose, secondo me. Nel senso, è un bene perché ha portato a conoscenza di tante persone, di un pubblico molto più vasto, musicisti, artisti, cose che prima non, alle quali prima non avevi accesso. Sicuramente per noi musicisti, soprattutto per noi improvvisatori, è una cosa molto buona, in quanto gli organizzatori che ti chiamano a suonare ormai non vogliono neanche più il CD per sentirti, ma vanno a vedere i tuoi concerti dal vivo su YouTube. Quindi nel jazz questa è una cosa molto buona, è anche una cosa un po' negativa, nel senso che o sai suonare o non sai suonare, non ci sono le vie di mezzo. Quindi nel concerto dal vivo vedi subito come uno suona, se suona tra virgolette bene. Però arricchisce, mi sembra che in un momento in cui appunto c'è questa dispersione, non si capisce dove andare, dove non andare, YouTube è interessante, quantomeno si può esattamente, sì, esattamente. Quindi poi se lo usi in maniera intelligente, puoi trovare delle cose che ovviamente prima non trovavi. La parte negativa è ovviamente che è un mare magnum in cui trovi tutto molto dispersivo ed anche crea molta ansia tra gli adolescenti. Posso capire. Perché quando io ho iniziato a suonare la chitarra classica, ad esempio, c'erano certi brani che erano molto virtuosi, se tu li facevi bene eri considerato sempre tra virgolette bravo, sapevi che oltre a te quel brano lo facevano altri 3, 4, 5, 10, 100 nel mondo. Adesso tu quel brano lì, che sia un brano di classico o di qualsiasi altro genere, tu lo fai, metti su YouTube, vedi il bambino coreano di 3 anni che ti fa le scarpe, e quindi ti crea un attimo di panico se non sai gestire, diciamo, la tua identità musicale, e tendi ad essere uno che fa le cose degli altri oppure che vuole copiare le cose degli altri o ad arrivare dove gli altri arrivano senza avere una propria personalità. Questo ti destabilizza. Sono due cose, insomma, che vanno, ma come tutti i mezzi, vanno fondamentalmente gestiti con oculatezza. Esatto. Io ho paura invece delle colonnine a destra, perché in genere parte da una roba e poi è una dispersione incredibile. Però, insomma, chi ha prodotto il CD? Il disco è stato prodotto da un'etichetta che si chiama Nusica.org. È un'etichetta specializzata nel jazz sperimentale, del quale i due ragazzi che l'hanno fondata sono dei cari amici, dei bravissimi musicisti, e che stanno facendo un lavoro molto, molto, ma molto buono di divulgazione proprio di questo tipo di jazz, ai quali va un mio particolare ringraziamento. Parte di una collana? No, è un'etichetta con una linea ben precisa proprio di... Come si rimane sul mercato, voglio dire, in questo allora, momento? Allora, per noi, diciamo che noi, questo genere di improvvisazione che facciamo noi, abbiamo un mercato, una nicchia molto, molto ampia, perché si lavora in tutta l'Europa, in tutto il mondo, non solo. Quindi ci sono quelli che vengono a sentirci, sono quelli proprio che sanno cosa vanno a sentire, che ricercano questo tipo di musica. In più c'è la gente che viene a sentirci per curiosità e che dopo si avvicina a questo genere. Quindi il CD, per esempio, noi l'abbiamo stampato sia in forma fisica,
perché ormai il CD lo vendi, come dicevi tu giustamente prima, o su Asan o su Amazon, direttamente ai concerti, no? Sì, e poi lo abbiamo messo anche sul sito dell'etichetta, è scaricabile gratuitamente, quindi chi vuole ascoltarlo può tranquillamente farlo. L'etichetta si chiama Musica, N come Napoli, sì. musica.org. musica.org, quindi potete eventualmente anche farmi da poi, dopo andrò se ho tempo, vado un momentino a sentire. Sì. Allora, ci sono anche c'è una serie di concerti legati al disco in zona? Sì, siamo il 28, siamo a Jazz and Wine di Cormons. Quindi dopo venerdì prossimo. Sì. E domani siamo a Milano, dopodomani a Cento, poi siamo a Jazz and Wine, che è un festival, uno dei più prestigiosi italiani, fra i tre festival più prestigiosi. Mi ricordo quando lavoravamo ancora a Gorizia, c'era manifestazione molto, molto particolare. Sì. Allora, io ringrazio Andrea Massaria per essere stato con noi. Vi ricordo il CD, e chiedo scusa anche prima per la topica che ormai rimarrà nella storia, The Music of Carla Bley. Perfetto. Il tuo collega di... Bruce Dittmas. Allora, grazie ancora. Ricordiamo anche, per quanto non è che ci abbia insegnato molto di musica, ricordiamo anche i nostri trascorsi dantini, perché purtroppo la scuola attraversa un periodo non... Tu ti ricordi se c'era musica al Dante? Io mi ricordo di no. No, musica come materia no, assolutamente. No. Però col preside Suadi c'era la possibilità, di chi sapeva suonare, faceva un concerto. Io addirittura ho cantato, per cui figuriamoci poi il livello delle performance quali potevano essere. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Dopo la pubblicità. Con Studio Tele 4 ci occupiamo invece dello spettacolo che debutterà al Teatro Stabile Sloveno anche lui venerdì 28, dopo la pubblicità.